Rieti capitale mondiale del Jiu-Jitsu grazie al Kuden Goshi Ryu, al maestro Giuliano Spadoni, che ha organizzato questa due giorni intensa per uno stage internazionale appunto della disciplina del Jiu-Jitsu, che ha richiamato davvero tanti partecipanti. Sì, è una disciplina che ogni anno richiama molti partecipanti, fin dai bambini, dagli adulti. E anche stamattina, come dicevamo anche in precedenza, c'è stato il Jiu-Jitsu integrato, che per quest'anno è una novità per quanto riguarda Rieti. C'è stata una grande partecipazione, almeno di 35 disabili, o meglio diversamente abili, vogliamo chiamare così, però c'è stata una partecipazione, perché il Jiu-Jitsu è per tutti. Una disciplina, il Jiu-Jitsu, capace di unire, come ha spiegato il docente Luciano Gallus, responsabile a livello nazionale Jiu-Jitsu integrato. Sì, da quest'anno abbiamo introdotto questa tipologia di Jiu-Jitsu, un allargamento della branca del Jiu-Jitsu che comprende questo settore, dove io sono già 15 anni che ci lavoro con questi ragazzi disabili, e abbiamo varie tipologie di disabilità, che parte dai ragazzi down a ragazzi, diciamo, che sono sulla sedia a rotelle, no? Da disabilità mentale a disabilità motoria. Ormai è di casa il maestro Maurizio Germano, che arriva da Roma qui a Rieti. Sicuramente questi incontri alla lunga sono stati decisamente fruttuosi, perché appunto alla base c'è uno scambio con quest'oggi con la Germania, con l'Inghilterra in passato, anche con altre nazioni, quindi scambio di vedute, confronti, sicuramente valide opportunità per migliorare. Sì, infatti l'aspetto interessante di questi eventi appunto è la possibilità di vedere altre metodologie, altri insegnanti. È interessante per noi perché vedere un altro insegnante che pratica ovviamente dà spunti di riflessione sulla propria metodologia, sul proprio stile. È interessante per gli allievi perché in genere chiusi nei nostri dojo in realtà non hanno grandissime opportunità di scambio. Possibilità di scambio invece che abbiamo qui lavorando con insegnanti di estrazione diversa, di tradizione diversa.